Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazione inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Ceprini Costruzioni, Via dei Muratori, ad Orvieto, telefono 0763 316137. IPC SRL, Impresa Petrangeli Cesare, lavori edili e ferroviari, telefono 0763 316193. Eccoci collegati col comunale Santa Barbara di Branca, dove tra qualche istante scenderanno in campo le formazioni di Branca 1969 d'Orvietana per la gara valevole per la quarta giornata del campionato regionale di eccellenza. Anticipo al sabato alle 15:15, ma prima c'è un ospite d'onore stasera qui al comunale Santa Barbara, è Caterina, che con la sua associazione Gli Amici di Cate sta girando in ogni dove per cercare il sostegno e l'aiuto necessario per andare avanti, e gli applausi giustamente del pubblico. Si può cominciare con Branca Orvietana, Branca in consueta casacca blu, con Lapazio, Gaggioli, Gaggiotti, Di Bacco, Gilardi, Fondacci, Bellucci, Giambi, Francioni, Montanari e Vispi. Arbitra il signor Andrian Lupinski della sezione di Albano Laziale, con i due assistenti Mattoni di Città di Castello e Mattei, anch'esso di Città di Castello. Abbiamo visto la formazione del Branca, quella dell'Orvietana con Frola tra i pali, Lanzi, Flavioni, Guinazzo e Greco, fa per due Proietti, Guazzaroni, Vigaroni, Bragaletti e Keita. Orvietana che porta in panchina Rossi, Bianco, Barbini, Lombardelli, Cipolla, Baci, Cotigni, Di Patrizi, Biancalana, recuperato quest'ultimo dopo lo stop forzato di un turno e la squalifica nella sfida. Di Massa Martana. Branca che porta con sé in panchina Radicchi, Francioni, Ragnacci, Sannipoli, Bettelli, Paparelli, Ciacci, Cacciamani e Sollevanti. Il tecnico è Passeri, ovviamente il tecnico dell'Orvietana è Gianfranco Ciccone. Tutto pronto qui al comunale di Branca, c'è attesa ovviamente per vedere all'opera la capolista, una capolista che si sta ritagliando il suo pezzo di campionato davvero ad ottimo livello, vincendo ma soprattutto giocando prestazioni sicuramente positive per l'undici di Gianfranco Ciccone. Quest'oggi non c'è Percuoti, impegnato in altre cose, e al suo posto c'è Frola con il giovanissimo Rossi, classe 2005, che si accomoda in panchina come secondo portiere. Inquadrato Danilo Greco, protagonista nella sfida contro il Ponte Valle Ceppi, da lui sono partite le azioni più insidiose e ovviamente anche oggi ci sarà da fare su un campo decisamente stretto rispetto a quello che è la consuetudine della formazione biancorossa. Vedremo come si svilupperà, sarà il Branca a dare il calcio d'avvio, detto casacca blu ma
sono assolutamente nere. E partiti. Primo pallone lungo in avanti con il colpo di testa di Guinazzo a cercare Keita, fermato dall'intervento di Gaggioli. Il rilancio lungo in profondità, ancora Lanzi di testa a mettere oltre la linea laterale. Sale sempre Gaggioli su quella fascia, retrocede anche Keita, il tocco è a favore di Giambi, ancora per Gaggioli, fermato da Keita che può ripartire, palla al piede, è fermato, poi c'è la buona chiusura da parte di Guinazzo, la palla che rimane pericolosamente davanti all'area di rigore. Adesso Orvidana prova a ripartire con Bragaletti, si defila Lanzi, il tocco centrale di Proietti sbagliato, favorisce l'intervento del classe 2003 di Bacco, giovane di belle speranze con la casacca del Branca. Il tocco per fa per due, si fa vedere Lanzi, fa per due, va al rilancio centralmente dove ci arriva ancora un giocatore del Branca, recupera Guazzaroni, quindi Bragaletti, arriva Lanzi di gran carriera, Bragaletti si accentra, Bragaletti ancora il pallone, Bragaletti entra in area, Bragaletti viene chiuso dall'intervento in copertura da parte di Gilardi. Ancora Orvidana che insiste con fa per due, Guazzaroni si muove bene tra i giocatori, Guazzaroni, poi il tocco per Vicaroni, il pallone di ritorno bloccato e poi Proietti che prova a concludere, il rimpallo favorisce Bragaletti, Bragaletti ancora sul settore di destra, cerca Lanzi, lo pesca bene, Lanzi prova a girarsi in mezzo a due uomini, finisce a terra, tutto regolare, il rilancio di quelli del Branca a cercare là davanti Francioni che subisce un fallo, calcio di punizione in favore della formazione eugubina. Ovviamente Orvidana che è priva ancora di Sciacca che sconta la sua seconda giornata di squalifica in tribuna a vedere il match insieme al presidente e a tutto l'entourage. Pallone sul settore di sinistra dove si accentra Montanari, Montanari viene chiuso dall'intervento difensivo di Bragaletti, poi Lanzi, Proietti, Bragaletti, si ferma, pallone è sgonfio. Adesso ne arrivano due, basta uno per giocare. Bellucci concede il pallone all'Orvidana che ne era in possesso, allora fa per due, cambia tutto dalla parte opposta dove c'è Guinazzo, ancora fa per due, tocco per Lanzi, ancora fa per due Guinazzo, prova a pressare un po' alto il Branca, allora Orvidana che deve ricominciare da Frola, ancora fa per due, la sciabolata lunga sulla sua ala a cercare Vicaroni, colpo di testa della retroguardia di casa, un po' in affanno in questo momento con il pallone che rimane lì, alla fine ci pensa la Pazio dopo Fondacci che aveva svirgolato il pallone. Allora la Pazio va a pescare Montanari, si accentra Montanari, prova a scambiare in profondità quelli del Branca, intuisce Proietti, scambia con fa per due, ancora Proietti, avanza il numero 7 ma è chiuso da quella parte, allora si gira, fa per due per Guinazzo, si fa vedere Flavioni, eccolo servito, intervento su di lui, pallone giocabile, no, è uscito, e se è uscito però chiedeva una rimessa Gianfranco Ciccone, non è di questo avviso l'arbitro, allora Greco che lotta, quindi Flavioni, pallone che si impenna dalle parti di Lanzi che lo addomestica bene, lo serve al ritroso a Frola,
in due tempi va a effettuare il rilancio lungo verso Vicaroni, il colpo di testa da parte di Gilardi, posizione regolare di Vicaroni. In bandiera il secondo assistente Mattei. Palla lunga a cercare Montanari, molto largo sul settore di sinistra, riesce a mantenere vivo questo pallone. Ancora Montanari, il movimento di Gaggiotti, prova a servirlo Montanari, il palo lo favorisce, ancora Montanari, ricomincia ritroso da Giambi, da questi a Gilardi, poi centralmente il pallone verso Fondacci, Gaggioli, avanza palla al piede, il numero 2, lo scambio con il compagno Vispi, prova a farsi largo Vispi, c'è su di lui Flavioni, lo chiude Flavioni e poi guadagna anche una rimessa laterale in favore dell'Orvietana. Quando sono passati 8 minuti dall'inizio del match, il risultato è fermo sullo 0-0. Pallone recuperato, può ancora Flavioni rimettere con le mani, si fa vedere Greco, eccolo servito, lo scambio tra i due, Flavioni alza questo pallone a campanile dove Guazzeroni prova a recuperarlo, lo fa bene Vispi in mezzo a due avversari, poi lo stesso numero 11 che va a commettere fallo su Guazzaroni, calcio di punizione per i colori biancorossi, già battuto da Flavioni, Guinazzo fa per due ed ora Lanzi, siamo da quest'altra parte, pallone per Bracaloni, si fa vedere Lanzi centralmente invece per Vicaroni, il pallone di ritorno non è preciso, riesce a giostrarsi con questo pallone, forse c'era stato un tocco sul piede d'appoggio a Bracaletti, l'arbitro lascia proseguire, ancora Bracaletti che sfiora soltanto favorendo però l'intervento dei Proietti, quindi Greco fa per due, Proietti, ecco Greco, fa vedere, riceve palla Guinazzo, si propone Flavioni a sinistra, Guinazzo va centrale per lo scambio di Vicaroni, poi il pallone per Guazzaroni, Guazzaroni in aria, riesce a far filtrare un pallone insidioso che Gaggiotti devia in maniera provvidenziale perché dalla parte opposta stava arrivando Bracaletti, palla in fallo laterale, la rimessa in gioco a favore di Lanzi per Bracaletti, ancora Lanzi senza rischiare, chiama in gioco, fa per due, ancora Greco, sciabolata di Greco dalla parte opposta a cercare Keita, viene chiuso dall'intervento di Gaggioli, prova a ripartire il Branca, ora a sinistra con Montanari, avanza Montanari davanti al suo avversario, se ne libera servendo il compagno, quindi Gaggiotti con il sinistro, scodella in mezzo, il colpo di testa di Guinazzo, c'è Lanzi, può recuperare con calma e gestire il pallone l'Orvietana, 10 minuti di gioco, risultato sempre fermo sullo 0-0, Proietti, sciabolata lunga a cercare Vicaroni che viene ostacolato ancora una volta da Gaggiotti, tutto regolare e poi questo pallone che arriva debolmente tra le braccia di Frola, nessun problema per l'estremo difensore orvietano all'esordio in campionato, mentre aveva fatto già una bella partita a Narni nella sconfitta 2-1 nel turno di Coppa Italia, mostrando anche diverse buone parate. Fa per due, Lanzi fermato l'attacco biancorosso da Gaggiotti, allora riparte Greco, scambia con Proietti, poi parte Guinazzo a sinistra in profondità a cercare Keita, c'è ancora l'intervento di Giambi, quindi il pallone è recuperato da Guazzaroni, Guazzaroni per Bracaletti, poi Vicaroni si gira, cerca compagna, allarga per l'arrivo da quest'altra parte di Lanzi, Greco, insiste Greco, va giù sull'intervento di un avversario, tutto regolare, dice l'arbitro, allora si riparte con Di Bacco, l'apertura sul settore di destra per Vispi, Vispi prova a puntare l'area, viene chiuso però centralmente Francioni, e allora Orvietana che rilancia in una zona però dove è presidio del Branca con Gilardi, da quest'altra parte Gaggiotti,
che riesce a domesticare questo pallone, il capitano della formazione del Branca. Scodella in mezzo direttamente tra le braccia di Frola, chiama palla, la conquista. Buona cornice di pubblico, non c'è che dire, per lo più assiepati dietro la porta, in questo caso difesa da Frola. Pallone lungo verso Di Caroni che cerca l'anticipo sulla Pazio, anticipo che c'è, ma palla che termina però sul fondo. Fa per due, cerca spesso il movimento di Vicaroni nello spazio, cercare di dare superiorità numerica con gli inserimenti poi di centrocampisti. Lanzi va in anticipo, quindi Guazzaroni lotta con Giambi, commette fallo Guazzaroni, calcio di punizione per la truppa di Passeri. Lo stesso Giambi che si incarica di battere il calcio di punizione, lo scambio con il compagno, il pallone lanciato in profondità verso Montanari, c'è Lanzi però sempre ben attento da quest'altra parte. Bragaletti cercato di sfuggire subito all'avversario, Vicaroni ancora verso Bragaletti che tocca non in perfetto equilibrio, l'intervento ancora una volta di Guazzaroni e altro fallo fischiato da Andrian Lupinski, arbitro della sezione di Albano Laziale. Ci hanno detto, non so se è vero, all'esordio proviene dal calcio femminile. Questa notizia che correva lungo i corridoi degli spogliatoi. Adesso Francioni non riesce a superare due avversari, allora Keita controlla bene, poi lo scambio con Guazzaroni che prova a far proseguire il compagno con il tacco, guadagna una rimessa laterale che sale Flavioni per la battuta. Guazzaroni, tocco di Vicaroni per Keita, prova ad andarsene, ancora l'intervento di Gaggioli. Altro 2002. Allora Flavioni, pronto lui per la rimessa con le mani. 15 minuti, siamo al quarto d'ora, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Si muove Keita, si muove Vicaroni, il pallone è lungo dentro per il numero 9 che fa da sponda. Poi rilancio lungo in profondità dove Guinazzu va a staccare di testa, quindi Proietti alza questo pallone a campanile due volte, riesce a perfezionare il rilancio che però è preda di Gaggiotti che apre subito da quest'altra parte per l'inserimento di Vispi. Vispi, la sovrapposizione di Gaggioli, ecco lo servito il numero 2, va al cross da dimenticare. Però una buona azione offensiva del Branca iniziata da un errore biancorosso. In questo caso il tentativo è terminato sul fondo per la rimessa in gioco ancora di Frola, mentre l'arbitro va a richiamare Passeri. Si riprende con la rimessa dal fondo di Carmine Frola. Palla lunga, il cerchio di centrocampo, il colpo di testa, ancora Vispi, possibilità per andare per il Branca. Vispi chiuso dall'intervento di Greco che poi ringhia su di lui, ancora Greco che va a lottare su questo pallone, viene chiuso ma l'ultimo tocco non è il suo, è di Vispi, la rimessa operata dallo stesso numero 5 per Guinazzu, quindi fa per due. Bragaletti recupera la palla nella propria metà campo, si propone Lanzi sul settore di destra, ancora in avanti per il movimento di Vicaroni, ancora verso Lanzi, si gira Lanzi, cerca l'inserimento di Proietti, viene chiuso dall'intervento di un difensore, poi la palla ancora giocabile per Bragaletti che va a lottare con l'intervento di Gaggiotti.
palla che è uscita oltre la linea laterale, ha rimessa in gioco dello stesso numero 3, capitano del Branca, Montanari. Ancora Gaggiotti, colpo di testa di Guinazzo in anticipo, palla in panchina in casa orvietana, la rimessa di Gaggioli subito immediata per Giambi, buono il lavoro, poi la sciabolata a cambiare il gioco da quest'altra parte dove ha pescato bene Montanari. Montanari contro Lanzi, si accentra, cerca lo scambio con l'inserimento di Bellucci, poi Giambi ancora in profondità per Bellucci, Bellucci in aria, attenzione, viene chiuso da Guinazzo, poi il pallone che carambola dopo l'ultimo tentativo in calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo della partita che va a battere la formazione di casa, il primo in assoluto dell'intero match, con Montanari pronto per la battuta. Area affollata, parte il cross di Montanari, il colpo di testa da parte di Bellucci che è staccato in anticipo su cross sul primo palo, palla che si è impennata oltre la traversa, niente da fare per il tentativo dell'esterno numero 7. Allora riparte Guinazzo, scambia con Frola, poi subito la sciabolata sulla sua ala, cerca il movimento di Quazzaroni, viene chiuso, poi prova a recuperare questo pallone da Giambi, l'ultimo a toccare il numero 8 del Branca, in rimessa affidata ai colori biancorossi con Flavioni, prova a farsi vedere Keita, il pallone centrale invece verso Guazzaroni, Flavioni con il sinistro, palla che sfila, Bragaletti la mantiene viva, poi la ripropone ancora in mezzo verso un giocatore, Proietti al limite, spedisce alto. Buona occasione in questo caso per la squadra di Ciccone, peccato per il tiro di Proietti che è terminato alto oltre la traversa. E allora la Pazio è pronto per il rilancio lungo con i piedi, colpo di testa a svettare di Francioni, ancora il pallone Lanzi, c'è la chiusura su di lui da parte di Bellucci che lui è l'ultimo a toccare, sì, avevamo visto giusto, la rimessa dello stesso Lanzi lungo in avanti a cercare Vicaroni, colpo di testa in anticipo di Giambi, poi Bellucci tocca male, allora Bragaletti, Proietti, ancora Bragaletti, si stacca Vicaroni ma c'è il fallonetto di Gaggiotti nei confronti di Bragaletti, calcio di punizione fuori dell'Orvetana e qui ci pensa il sinistro di Danilo Greco a scodellare questo pallone in mezzo. È una bella giornata di sole, anche un po' ventosa, non molto, che non pregiudica sicuramente l'andamento del match. Pronto Greco, area affollata, parte il mancino numero 5 sul secondo palo, il colpo di testa di fa per due, poi pallone liberato ancora una volta dalla retroguardia del Branca, allora ancora Greco, apertura per Bragaletti, punta all'avversario Bragaletti, prova a superarlo, vuole un angolo, qualche scambio di cortesie con Gaggiotti, è angolo, sì, il primo che va a battere l'Orvietana, ancora con Greco mentre l'arbitro richiama Gaggiotti e Bragaletti, per smorzare un po' gli animi. Pronto Greco dalla bandierina, ancora movimento in area,
Parte Greco, la palla in mezzo che sfila tutto. L'area piccola del rigore. C'è un fischio arbitrale. Calcio di punizione in favore del Branca. Mentre è rimasto giù, fa per due. Si rialza il giocatore ex Flaminia. Colpo di testa di Guinazzu, con palla che termina oltre la linea laterale. Sale come al solito velocissimo Gaggioli. Prova a mettere in movimento Vispi, pallone recuperato, Vicaroni, lì è tutto chiuso, guadagna una rimessa. Flavioni, Guinazzu, fa per due. Palla lunga a cercare Keita, colpo di testa, posizione regolare da parte di Keita. Sì. Il secondo assistente Mattei ha segnalato la posizione irregolare dell'attaccante numero 11. E allora rinvio di Lapazio, il colpo di testa di... fa per due. Poi Bragaletti a pescare Proietti che di prima prova a mettere in moto Vicaroni. Palla irraggiungibile. 24 minuti di gioco. Sempre 0-0. Montanari, Caggiotti. Dall'altra parte c'è Guinazzu, soltanto per un attimo, poi il rilancio ancora lungo in profondità, l'aggancio di Guazzaroni, poi Vicaroni, il pallone con il sinistro e la rete di Vicaroni. Mattia Vicaroni trova l'angolino. Questo pallone però è stato addomesticato in maniera esemplare da parte di Guazzaroni, che è riuscito a metterlo giù, a servirlo su un piatto d'argento, e Vicaroni con il sinistro ha infilato il pallone sotto la traversa dove Lapazio nulla ha potuto. E allora al minuto numero 25 Orvietana che si porta in vantaggio 1-0 grazie alla rete realizzata da Mattia Vicaroni. Ed ora che il il risultato è stato sbloccato, bisognerà vedere quale sarà la reazione della squadra di Passeri, con palla che sfila, attenzione da quell'altra parte, la chiusura di Greco, poi il pallone in profondità per Guazzaroni, si fa vedere Vicaroni, ancora Guazzaroni sulle ali dell'entusiasmo, si gira bene, cerca Keita, inserimento da dietro di Vicaroni nei confronti di Giambi, commette fallo l'attaccante biancorosso, calcio di punizione per il Branca. Montanari, c'è Lanzi su di lui, lo chiude bene Lanzi, arriva il raddoppio di Bragaletti che strappa il pallone letteralmente a Montanari, poi si accentra Bragaletti, prova ad andarsene, mantiene il possesso del pallone, cerca compagni, va ad allargare per Greco con il sinistro, ancora a pescare Guazzaroni, ottimo il controllo, Guazzaroni si gira, cerca compagni, arriva Greco che si fa vedere, ecco Proietti, c'è ancora Bragaletti, può essere servito, il pallone è per lui, l'anticipo di Gaggioli, quindi Greco alimenta ancora con il sinistro a pescare Guazzaroni. Guazzaroni addomestica nuovamente questo pallone, cerca lo spazio, la mette dentro verso Keita, poi il pallone recuperato dallo stesso numero 8 ma con un fallo nei confronti di Giambi, calcio di punizione in favore della formazione di Passeri che adesso è sotto 1-0 grazie alla rete realizzata da Mattia Vicaroni al minuto numero 25. Lapazio fa proseguire il pallone in profondità, poi di testa Bellucci, quindi Flavioni senza pensare, pallone lungo in profondità dove Guazzaroni coscia addirittura riesce a mettere in moto Vicaroni che conquista questo pallone, arriva Bragaletti, Vicaroni insiste
a allargare adesso per Bragaletti, che si accentra, perde l'equilibrio sulla sfera, favorisce l'intervento di Gaggioli, di Gaggiotti, che poi va a perfezionare questo rilancio in profondità per Vispi. Vispi contro Flavioni, si rinnova il duello tra il numero 11 e il numero 3, il cross in mezzo, la palla tentata da Bellucci, Montanari la mantiene viva, ancora il pallone messo dentro, il colpo di testa, mentre qualche protesta su questo scontro, ma mi sembra che siano stati due giocatori del Branca a scontrarsi tra loro. Adesso Lupinski va a richiamare Bellucci, e comunque si tratta del secondo corner dalla bandierina per il Branca, battuto ancora in mezzo, il colpo di testa, palla che sfila dove c'è Greco, prova a cambiare passo Greco, saltato un avversario, Greco si accentra, cerca i compagni ed ora va a pescare Bragaletti da questi agguazzaroni. Scambio con Vicaroni, quindi Keita, arriva Proietti, tocco con le mani, e beh, era netto l'intervento con il braccio del giocatore, Proietti la recupera, poi Bragaletti provano a chiudere il triangolo, arriva anche Guazzaroni che si è spostato a destra, adesso il cross dentro verso Keita, c'è l'anticipo, poi il pallone recuperato da Greco, ancora a mantenersi vivo sulle seconde palle, molto attivo, pallone all'indietro per Flavioni che mette dentro, ancora a liberare la retroguardia del Branca con il pallone di Flavioni, da questi a Keita, ancora Keita in area, Keita si gira, Keita saltato un avversario, mette questo pallone debole che prende in controtempo anche Vicaroni, Ciccone forse diceva al giocatore di tentare la conclusione. Flavioni, pronto lui, Guazzaroni gira in mezzo dove va a colpire di testa Bragaletti che si scontra con Gaggiotti, fischio arbitrale, calcio di punizione in favore del Branca. 30° siamo alla mezz'ora, risultato di 1-0 in favore dell'Orvietana grazie alla rete realizzata da Mattia Vicaroni al 25°. Va a saltare Greco, conquista un calcio di punizione, anche questo è importante, già battuto da Fapper 2 per Guinazzo, ancora Greco con il sinistro lungo, ma c'era il tackle allungato di Bellucci sul giocatore e cartellino giallo per Bellucci. Allungato il tackle in questa circostanza il giocatore del Branca. Pronto per la battuta di questo calcio di punizione, mentre ancora qualche secondo in più per Danilo Greco che è rimasto a terra. La giornata di oggi vede Angelana Narnese, anzi meglio la giornata di domani, perché questo è l'unico anticipo della quarta giornata. Angelana Narnese, Ellera Fortitudo Assisi Subasio, Gualdo Casa Castalda Ducato, Lama Castiglion dell'Ago, la partitissima di questa quarta giornata, Massa Martana Sansepolcro, Nestor Bastia, Ponte Valle Ceppi San Valentino, Tirus e San Sisto Castel del Piano. Pallone messo dentro, ancora Bragaletti, fa da sponda per il destro, il sinistro di Danilo Greco, palla strozzata troppo,
che termina decisamente sul fondo. Rilancio di Lanzi con palla che termina oltre la linea laterale. Manca che prova a accelerare i tempi. Guazzaroni, ancora un fallo tattico nei confronti di Giambi. Subito battuto Montanari. C'è Lanzi su di lui. Montanari prova a superarlo. Lanzi lo ostacola in maniera ottimale. C'è anche Bragaletti. Pallone all'indietro di Gaggiotti, messo in dentro ancora di testa Guinazzo a mettere il pallone fuori. Gaggioli, Vispi attaccato da Keita, ancora Gaggioli, cross basso, esce Greco, palla al piede, spinto giù, qui ci poteva stare un intervento arbitrale. Giambi, ancora Greco, Keita e poi Flavioni, perfezionare il rilancio nella metà campo del Branca che conquista ancora palla, solo per un attimo, Guazzaroni, ancora Guazzaroni, Vicaroni, cambia tutto da quest'altra parte verso Bragaletti che prova l'anticipo su Gaggiotti che lo ferma, Greco. Ancora Flavioni, un cross basso, respinto. Allora Branca che prova a ripartire subito con Bellucci che va di testa a cercare l'anticipo su Guinazzo, che controlla bene, con esperienza. Riconquista palla e serve Greco. Fa per due, ancora Greco. Lanzi, ancora Greco, apertura per Flavioni, ancora lungo in profondità, stavolta una via di mezzo tra Bragaletti e Vicaroni. Allora la Pazio può riconquistare palla e accingersi al rinvio. 10 al termine di questa prima frazione, una buona Orvietana. Adesso il Branca prova a replicare. Flavioni mette fuori. Sale Gaggioli per la rimessa con le mani, come al solito, sull'out di destra. Vispi, in mezzo ai due avversari, viene chiuso. Flavioni, in maniera intelligente, fa carambolare il pallone sull'avversario e rimessa per il numero 3. Parte con le mani lungo verso Vicaroni che commette fallo. Calcio di punizione. Vediamo Giambi. Intenzionato probabilmente a mettere il pallone in mezzo. Parte il numero 8. Colpo di testa ancora di Bellucci. Frola c'è. Primo piano per Francioni, ma mi sembra che sia stato Bellucci a colpire di testa. Fa per due. Cambia con Guinazzo. Poi Greco verso Guazzaroni, la palla è uscita. Sarà rimessa. Giambi, Vicaroni,
prova a dar fastidio, allora riparte Gaggiotti a sinistra, cambia tutto dalla parte opposta verso Vispi, c'è Guinazzo, Gaggioli, colpo di testa di Greco, ancora Gaggioli, svirgola malamente, c'è però ben piazzato Fondacci, Greco, lo scatto di Bragaletti, è in anticipo Gaggiotti ma non si fida, mette il pallone oltre la linea laterale. Pallone lungo in mezzo, palla che rimane lì pericolosamente, poi Gaggiotti ancora lungo verso Francioni, spinto alle spalle da Flavioni, calcio di punizione per il Branca. Orvidana che da qualche minuto ha smesso di spingere, adesso ci riprova con Guazzaroni, mi sembrava che l'ultimo tocco fosse stato di Giambi e lo sta facendo notare anche Ciccone a Lubinski. Colpo di testa di Flavioni, quindi Vicaroni, problema di girarsi, prova a servire Guazzaroni, ancora Gaggiotti, Gaggioli di Vicaroni, Keita va ad allargare per Bragaletti nella zona centrale del campo, sale anche Lanzi sul settore di destra, quindi Proietti si accentra, il taglio buono di Vicaroni, Vicaroni in aria, allarga per Bragaletti, ancora dentro, palla che rimane lì, Vicaroni di testa, e qui ci sarebbe voluto una rovesciata, tutto debole tra le braccia di Lapazio, nessun problema, allora subito in verticale il Branca con Montanari, poi Gaggioni, Bellucci, Giambi, l'apertura ancora in profondità, buona la chiusura di Guinazzo, poi Greco di prima intenzione a cercare il movimento di Vicaroni, manca l'ultimo passaggio in questo momento in casa biancorossa, ma fino alla tre quarti si lavora molto bene. Adesso va in pressione alta l'Orvetana, stringendo al rinvio, colpo di testa, finisce a terra Bragaletti, colpito da Gaggioli, rimasto giù Andrea Bragaletti, chiede spiegazioni al fischietto, si riprenderà con una rimessa per il Branca. Concede palla all'Orvietana, 41 minuti, 4 al termine, più recupero che non sarà tanto. Pallone lungo, toccato male da Vicaroni, poi lo mantiene vivo Proietti, ancora Vicaroni, apre a Lanzi, il pallone è debole e allora favorisce l'intervento di Gaggiotti, poi Greco domestica bene questo pallone, lo serve ancora a Lanzi, prova a far proseguire Vicaroni, guadagna una rimessa, secondi preziosi che se ne vanno. Bragaletti si gira e viene chiuso dall'intervento di Di Bacco, altra rimessa laterale, ancora Lanzi lungo in mezzo, il colpo di testa, la palla che rimane in aria pericolosamente alzata a campanile dove tocca in qualche modo Bragaletti. Lapazio conquista la sfera, nessun problema, va subito al rilancio lungo verso Francioni,
colpo di testa di Guinazzu, palla che arriva verso Bellucci. Bellucci e Lanzi, alle spalle c'è Montanari, Bellucci prova l'iniziativa personale, lo ferma Lanzi, poi Bellucci recupera ancora per Montanari, davanti a sé un avversario che lo chiude a proietti in maniera pulita, dice l'arbitro. Allora si riparte con Bragaletti, Bragaletti attaccato da Vicaroni, Vicaroni allarga bene per Bragaletti, zona cross, Bragaletti lo effettua lungo sul secondo palo, il colpo di testa di Proietti, la palla che rimane lì, poi Guazzaroni, Guazzaroni, palla che fa la barba al palo di destra, grande occasione per l'Orvietana con Guazzaroni, mentre è a terra Montanari. Le indicazioni di Montanari nei confronti dell'arbitro Lupinski. Si riprenderà con una rimessa dal fondo da parte di Lapazio. 44 minuti. Vediamo quanto vorrà recuperare il direttore di gara. Palla lunga, colpo di testa di Keita, insegue Guazzaroni, ancora Guazzaroni, colpo di testa di Fondacci, da quest'altra parte c'è Guinazzu, quindi Guazzaroni, out di sinistra, prova a farsi largo, cerca compagni, trova Greco. Centralmente Greco, una piroetta sul giocatore Vispi, ancora Guazzaroni, prova lo spunto, entra in area Guazzaroni, viene chiuso dall'intervento di Di Bacco, ancora lui, e poi la sfera che arriva tra le braccia di Lapazio che la riconquista. Pronto al rinvio lungo, recuperato in qualche modo da Vicaroni che allarga per Keita. Montanari sbaglia l'appoggio per l'inserimento del compagno sul settore di destra, allora Frola con i piedi cambia tutto da quest'altra parte a cercare Bragaletti, colpo di testa di Gaggiotti. Lascia l'incombenza a Lanzi. Fa per due qui l'intervento di Montanari, che forse si beccherà il cartellino giallo. Solo una munizione verbale per questo intervento in ritardo sul giocatore. Proprio sotto la nostra postazione centrale. Greco ancora lungo a cercare il movimento di Bragaletti, Bragaletti, il destro di Bragaletti con palla che esce di un soffio. Ottimo lavoro di Vicaroni che ha tenuto vivo questo pallone. E poi Bragaletti con il destro, la palla colpita con l'esterno, la punta esterna, la palla è andata verso il primo palo terminando sull'esterno della rete, colpo di testa di fa per due, quindi Guazzaroni cambia tutto dall'altra parte dove c'è Keita, Keita e Gaggioli, ancora Keita, lo spunto di Keita, si ferma ancora bene per l'inserimento di Flavioni, respinge la Pazio con i piedi. Bella questa azione orchestrata sull'asse, ancora Greco, bravissimo, sull'asse Keita, Greco, Flavioni con conclusione di destro e non mancina per l'esterno laterale sinistro numero 3.
già nel primo di recupero. Palla lunga in profondità, Bracaletti conquista un calcio di punizione. Tra l'incredulità di quelli del Branca, e Montanari si arrabbia perché il direttore di gara non avrebbe usato lo stesso metro di giudizio nella precedente azione che lo vedeva protagonista. E ci riprova il sinistro di Danilo Greco. Era 10 metri più avanti nell'occasione del gol contro il Massa Martana. Parte Greco, il pallone lungo a girare, esce Lapazio, conquista la sfera e non c'è tempo per andare oltre. Termina dopo quasi 3 minuti di recupero il primo tempo qui al Santa Barbara di Branca tra la formazione locale e l'Orvietana. Il risultato al termine dei primi 45 minuti 1-0 in favore dei colori biancorossi grazie alla rete realizzata da Mattia Vicaroni al 25esimo minuto. Adesso una pausa, linea alla regia e poi di nuovo collegati con il Comunale Santa Barbara per il secondo tempo di Orvietana Branca. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazione inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Cepreni Costruzioni, Via dei Muratori, ad Orvieto, telefono 0763 316137. IPC SRL, Impresa Petrangeli Cesare, lavori edili e ferroviari, telefono 0763 316193.